Ed eccoci qui, andiamo subito ad aprire lo sportello della nostra rubrica di medicina legale, quindi andiamo a salutare insieme il dottor Enrico Bottone, il nostro specialista in medicina legale. Dottor Bottone, come va? Buongiorno a tutti voi, bene, tutto buongiorno, a posto. Buongiorno, sì, dovrebbe essere tutto a posto, il tempo sembrava bello, ma a quanto pare il sole, quel poco sole che è andato via, se n'è andato anche quest'oggi, quindi niente, non abbiamo veramente, non c'è speranza ormai, ma speriamo bene nelle prossime ore. Allora, dottor Bottone, continuano a scriverci i nostri radioascoltatori e ci pongono insomma sempre questi quesiti molto simili tra loro, a quanto pare è un problema molto sentito, non si può parlare di mala sanità, questo forse no, però adesso le racconto subito il problema del nostro signor Carlo che ci ha scritto e ci ha detto che appunto più di un anno fa lui ha avuto un problema, praticamente una sera gli ha preso questo mal di stomaco incredibile, si è reso conto subito che non era il semplice mal di stomaco quello che può prendere dopo una ricca mangiata, anche perché non aveva fatto niente di tutto questo, e ha provato con i soliti rimedi. Però a quanto pare quando effettivamente si è reso conto che questo dolore aumentava e non c'era proprio niente da fare, ha deciso insieme alla famiglia, insieme alla moglie, di recarsi al pronto soccorso, e al pronto soccorso quindi gli hanno fatto tutta una serie di test, di analisi, anche un'analisi del sangue così, e poi dopo poco è stato dimesso e fin lì tutto bene. E poi però è successo diciamo il patatrac, perché soltanto il giorno dopo lo stesso signor Carlo ha subito un infarto e quindi si è recato d'urgenza di nuovo al pronto soccorso, questa volta con un problema molto molto serio, che è quello dell'infarto del miocardio. Adesso lui ci chiede: è mai possibile che quel dolore del giorno prima, così intenso, così particolare, sì un mal di stomaco, un mal di stomaco insomma come dicevo non da indigestione, potesse avere qualche attinenza con quello che poi è successo dopo poche ore in effetti? Diciamo che, tenuto conto del breve intervallo di tempo intercorso tra il mal di stomaco, chiamiamolo così, e poi il diagnosticato infarto del miocardio, sì, possiamo ritenere attendibile che quel mal di stomaco fosse quantomeno una bisaglia seria della comparsa dell'infarto. Ah, perché l'infarto può prendere anche, perché noi sappiamo sì, insomma, che il famoso dolore al petto, invece anche lo stomaco può essere diciamo implicato. Sì, sì. Ah. Alcuni tipi di infarto simulano il mal di stomaco, la parte alta dello stomaco. Certo, un po' la bocca dello stomaco. Esatto, lo riferiscono a quella che comunemente è nota come la bocca dello stomaco. Ma è anche vero che molto spesso si unisce altra sintomatologia di contorno, come diciamo la sudorazione fredda, lo stato d'ansia e quant'altro. Voglio immaginare che nel caso del signor Carlo le analisi di laboratorio che certamente avranno effettuato fossero in quel momento storico negative. Perché altrimenti l'hanno stato dimesso, certo. E che abbiano comunque fatto un elettrocardiogramma. Mm-hmm. Questi dettagli non sono probabilmente noti nella storia del signor Carlo, ma probabilmente sarà stato così. Certo. Devo ritenere che l'infarto in quel momento era cominciato in senso biologico del termine, ma non era ancora strumentalmente apprezzabile. Certo. Tant'è vero che appunto il signor Carlo veniva dimesso. È possibile, sono cose che possono accadere. Possono accadere. E in questi casi, nel senso che ad un pronto soccorso si presume che insomma dovrebbe esserci qualcuno che riesce a capire, a individuare che forse si tratta di un qualcosa di ben più serio, di un semplice mal di stomaco, oppure no? Certamente, l'attività diagnostica differenziale è una delle attività mediche di comune riscontro quando qualcuno si lamenta di una qualche sintomatologia, cioè sempre quando si pensa ad una certa diagnosi, contemporaneamente il medico ne sta mentalmente scartando altre. Certo. Perché lo stesso sintomo può essere di comune riscontro in più patologie, ovviamente. Nel caso del signor Carlo immaginiamo sia stato così: il mal di stomaco può essere un mal di stomaco
semplice come la bisaglia di una patologia diversa, certo, tra cui anche l'infarto del miocardio. In assenza di ulteriori dettagli sulla storia, noi stiamo appunto immaginando che questi accertamenti siano stati fatti. Può darsi invece che magari il medico che ha valutato il caso si sia convinto che fosse, ipotizzo, un mal di stomaco per davvero, e magari non abbia fatto fare gli esami completi che normalmente vengono eseguiti nell'ipotesi di un, per scartare anche l'infarto del miocardio. Ecco, questo, io so che è stato fatto anche un test ematico, quindi di solito normalmente per l'infarto fanno anche questo analisi del sangue per vedere se gli enzimi si sono mossi oppure no. Certo, il disagio degli enzimi miocardici è fondamentale. È naturale che appunto il medico valutatore pensi che possa essere anche un infarto del miocardio, certo, altrimenti magari chiede delle analisi di laboratorio mirate in altro senso, perché magari non ha pensato che possa essere quel tipo di patologia. Certo. Il dettaglio, ripeto, a noi manca. Comunque, in linea generale, se il quesito del signor Carlo poteva essere questo, è possibile che una patologia venga misconosciuta il giorno prima, mentre magari il giorno dopo è francamente manifesta. Certo, ecco, chiaramente la domanda che lui fa, ma ci sono gli estremi per fare qualcosa? È difficile dirlo in assenza appunto di questi dettagli, cioè se davvero fu pensato di indagare anche l'apparato cardiocircolatorio oppure no, perché se fu indagato e dagli accertamenti non risultava niente di anormale, ovviamente non ci possono essere estremi per una rivendicazione nei confronti dell'ospedale, perché ovviamente in quel momento storico era non negativo, c'erano gli elementi per fare la diagnosi. Certo. Ecco. Quindi viene a cadere proprio il principio della eventuale responsabilità. Qualora invece dagli accertamenti non risulti che l'apparato cardiaco fu indagato, ecco, forse questa potrebbe essere un'attività negligente per non aver pensato anche all'ipotesi dell'infarto del miocardio. Ecco, dottor Bottone, ma in questi casi come si fa? Cioè, si può ricorrere al pronto soccorso? Che cosa richiedere la cartella clinica? Che cosa, cioè, esce? Un documento, certo, del pronto soccorso? Come funziona? Esattamente. Le attività di pronto soccorso sono tutte verbalizzate in un documento che si chiama appunto verbale di pronto soccorso e che normalmente viene affidato in copia al paziente al momento della dimissione, ma che qualora non sia avvenuto può essere richiesto in qualunque momento. Ecco, e su questo certificato, su questo documento vengono riportati tutte le analisi, i test che sono stati fatti oppure no? Oppure viene soltanto la diagnosi finale? Tutto, è tutto. Una cronistoria di tutto quello che è stato fatto al paziente, ivi compresi accertamenti specialistici. Qualora per esempio il medico di pronto soccorso ravvisi la necessità di far intervenire, come potrebbe essere stato il cardiologo nel caso del signor Carlo, c'è scritto consulenza cardiologica il suo risultato. Ecco, in questi casi sarebbe stato e in quel caso, per esempio, se il cardiologo è stato consultato e non si è accorto di niente, la responsabilità va al pronto soccorso oppure nello specifico al cardiologo? Beh, negli ospedali pubblici la responsabilità è primariamente della struttura, certo, eventuale responsabilità, ma voglio pensare che se è intervenuto il cardiologo, questi abbia poi allora effettuare tutti gli accertamenti del caso e che se lo ha dimesso, immagino che fossero veramente tutti negativi. Lo speriamo, certo. Dobbiamo pensarlo. Sì, altrimenti sarebbe veramente preoccupante. Direi di sì. Ecco, e quindi in quel caso la procedura è quella. La prima cosa da fare è risalire a questo certificato, appunto, che è stato rilasciato dal pronto soccorso stesso, e poi il secondo passo? Affidarsi chiaramente ad un avvocato. Prima dell'avvocato suggerirei proprio di consultare un medico legale. Può valutare, se ci sono i presupposti oppure no per un'eventuale azione di rivalsa nei confronti della struttura.
Ecco, e quindi a sua volta il medico legale non è che potrà fare ulteriori accertamenti, cioè a parte questa certificazione, no, poi non si può accedere a nient'altro, perché quello è, no, quindi, no, no. Quindi è fondamentale questo. Sì, anche perché il titolare della documentazione ne è anche il depositario, quindi nessuno in sua vece può richiedere documenti a lui appartenenti, quindi comunque deve essere sempre il soggetto interessato a richiedere la documentazione, quindi il potenziale medico legale consultato mai potrebbe accedere ad ulteriori documentazioni. Certo, certo, quindi diciamo che il medico legale sarà in grado nel momento stesso, insomma, che legge queste carte di capire se ci sono gli estremi oppure no, ecco, diciamola tutta, sì, così dovrebbe funziona. Essere in un caso del genere abbastanza agevole, proprio per questo per i motivi che ci siamo detti. Se tutto è stato fatto per indagare l'apparato cardiaco e nulla è uscito in quel momento, francamente mancherebbero gli elementi. Certo, certo. Se invece la parte cardiaca è stata sottovalutata in qualche modo, oppure che da una rilettura del tracciato elettrocardiografico commentato come negativo possa uscire un'interpretazione diversa, allora la situazione cambierebbe sicuramente. Molto molto bene, dottor Bottone, come al solito lei è stato chiarissimo, io la ringrazio ancora una volta, sicuramente la stanno ringraziando anche i nostri radioascoltatori, nella precisione il signor Carlo. Io le auguro un buon proseguimento di giornata e le do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi, alla prossima settimana. Grazie, ringraziamo il dottor Enrico Bottone, medico legale.